Sassari, rifiuti speciali e pericolosi accumulati, oli e idrocarburi versati in una strada comunale con auto abbandonate sul ciglio, inoltre acqua rubata dalla condotta idrica. Sono pesanti le accuse mosse contro un'azienda sassarese che ieri si è vista mettere sotto sequestro preventivo d'urgenza l'autofficina e l'autolavaggio su disposizione del pubblico ministero. Gli agenti della polizia locale erano intervenuti nell'area dopo due segnalazioni della compagnia Baracellare, che aveva individuato degli sversamenti di rifiuti liquidi e delle auto abbandonate in una strada comunale alla periferia della città. Dopo un primo sopralluogo preliminare per valutare la situazione, il comando è ritornato nella zona con i tecnici dell'ARPAS. Dall'esame dell'area è emersa una situazione critica. Un'autofficina e un autolavaggio che non avevano un sistema di raccolta e scarico dei rifiuti liquidi. Inoltre, erano presenti molti rifiuti speciali e pericolosi abbandonati in un ampio perimetro. I titolari si erano anche collegati furtivamente alla condotta idrica e per questo sono accusati di furto d'acqua. Il pubblico ministero, sulla base di quanto raccolto dalla polizia locale, ha disposto quindi il sequestro preventivo d'urgenza. I tecnici dell'ARPAS hanno eseguito diversi campionamenti sul terreno e gli esami sono ancora in corso, mentre è già stato avviato il procedimento penale. Questa mattina alle 9:45 a Sassari, nella biblioteca del convento dei frati minori della chiesa di Santa Maria di Betlem di via Artiglieria 1, è stato svelato in un'anteprima riservata agli organi di informazione il restaurato altare ligneo del 1700 che domina la cappella del Gremio dei Sarti all'interno della chiesa di Santa Maria di Betlem. Si tratta di un intervento dal grandissimo valore storico, artistico e culturale, programmato e voluto dal gremio. Il restauro è stato reso possibile dal contributo di numerosi partner pubblici e finanziatori privati. Ad illustrare alla stampa i dettagli del restyling conservativo sono stati il presidente del Gremio dei Sarti, Marco Sanna, l'architetto Giuseppe Palmieri, che ha progettato l'intervento e ne ha seguito l'iter burocratico e operativo, l'esecutore dell'intervento, Giorgio Oneddo Mossa, e padre Salvatore Sanna, dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, guardiano del convento e della chiesa di Santa Maria di Betlem. Hanno partecipato anche il sindaco di Sassari, Nanni Campus, e l'assessore comunale della cultura, Nicola Lucchi. È stata presentata oggi nella sala conferenze di Palazzo Ducale dall'assessore alle attività produttive Alessandra Corda, l'assessore alla cultura Nicola Lucchi e Giuseppe Testaverde in qualità di organizzatore, la seconda edizione di Wine and Life, la manifestazione dell'Associazione di Promozione Sociale omonima in compartecipazione con l'Associazione Universitaria ESN Sassari e patrocinata dal Comune di Sassari, dedicata alle produzioni vitivinicole di qualità, è in programma per sabato 13 novembre. Assessore alle attività produttive del Comune di Sassari, la dottoressa Corda. Allora, Wine and Life è una nuova manifestazione, c'era già stata anche lo scorso anno, aveva riscosso un grande successo. Quest'anno, questa edizione, come si presenta? Buongiorno a tutti. Sì, nel 2019 c'è stata la prima manifestazione del Wildlife che ha avuto un notevole successo. Quest'anno sono sicura che avrà un successo maggiore. Dobbiamo far presente che quest'anno sono presenti il doppio delle cantine, addirittura 50 cantine che presenteranno dei vini del nostro territorio e lo vedo appunto come un evento più che altro culturale, perché entriamo appunto in uno scenario del vino inteso come un prodotto di alta qualità. Infatti, questa nuova manifestazione sarà una manifestazione che vedrà impegnati il 13 di novembre gli operatori, prima in due conferenze presso la Sala Angioi della provincia, e la sera invece ci sarà proprio una degustazione. In ogni tavolo dei vini della degustazione ci sarà un sommelier che spiegherà quelle che sono tutte le caratteristiche del vino che verrà assaggiato, e cinque ristoratori hanno aderito a questa iniziativa, quindi i vini verranno accompagnati anche da gustose pietanze. Penso che questo diventerà un fiore all'occhiello della città di Sassari, perché appunto lo vedo come un
un capolavoro, diciamo, dei vini, anche perché tantissimi sassaresi e non sassaresi si stanno proprio avvicinando alla cultura del vino e soprattutto al bere bene. L'assessore Nicola Lucchi, assessore alla cultura, al Comune di Sassari, una manifestazione questa Wine Life di grande interesse culturale. Un'amministrazione importante che l'amministrazione comunale sta patrocinando fin dal suo origine nel 2019, è un evento che sta crescendo perché nella prima edizione sarà tenuta sempre al mercato civico, nella parte vecchia che adesso sarà, nel prossimo anno finalmente diventerà un cantiere per il nuovo mercato, e comunque ha avuto la presenza di 25 cantine ovviamente della zona. Quest'anno siamo arrivati, l'anno passato purtroppo è saltata per i noti motivi, quest'anno siamo passati addirittura a 50 cantine. È un'iniziativa importante di sviluppo e di attenzione del nostro territorio, della nostra amministrazione, per i cittadini, per un settore che è quello vitivinicolo di assoluta importanza e forse una delle direttrici di sviluppo non solo del nostro territorio dal punto di vista culturale ma anche turistico. Come sarà strutturata la serata, soprattutto quella che al di là del convegno della mattina, ma soprattutto la sera quando si avrà a che fare proprio con le degustazioni vere e proprie? Ma c'è la prima parte che è importante, che è quella legata al convegno, così come sarà tenuto 2 anni fa nella sala del Palazzo della Provincia con enologi sardi, quindi si cerca di caratterizzare e di valorizzare i temi i nostri endemici. E poi tutta una serie di cantine che proporranno i loro prodotti accompagnati a dei piccoli assaggi, diciamo, combinati in armonia col vino che viene proposto. È un continuo evolversi, c'è stata una pressione importante, una risposta importante da parte delle cantine, e questo è un segnale non solo di ripresa ma di grande speranza. Possiamo dire che con le nostre cantine si beve bene, ma soprattutto lo si deve fare con parsimonia. Quello assolutamente sì. La Sardegna brilla secondo gli ultimi dati e accelera per lasciarsi velocemente alle spalle la crisi pandemica. Nell'ultimo trimestre il tasso di crescita ha registrato un risultato positivo in tutte le regioni italiane e la Sardegna si posiziona al terzo posto nella classifica regionale per crescita, con un tasso leggermente superiore al dato nazionale. L'isola ha realizzato uno 0,44% contro la media italiana dello 0,36%. Sassari è la più performante in Italia, come Milano, con uno 0,54%, ben superiore alla media sarda. In risalita le iscrizioni, mai così bene da 4 anni a questa parte, 1638, e calano le cessazioni, 893. Cagliari e Oristano si posizionano al 10° posto e Nuoro all'81°. I servizi volano, nel terzo trimestre 2021, a parte una leggera flessione nel commercio, tutti i macrosettori economici registrano una crescita delle imprese attive. Il variegato mondo raggruppato nella categoria relativa ai servizi si presenta a fine settembre con 235 attività in più rispetto a quelle presenti a fine giugno. Aumentano le imprese indicate come altre tipologie di servizi, principalmente legate alla bellezza e alla cura della persona, più 38 unità, in crescita dello 0,7%, le attività immobiliari più 41, pari all'1,5%, e le agenzie di viaggio e servizi alle imprese più 57, con il più 1,1%. Ottimi risultati per il turismo, soprattutto per le attività d'alloggio e ristorazione. Nel dettaglio, il settore della ristorazione cresce di 73 unità, concentrate quasi esclusivamente nell'attività di ristorazione e consumministrazione, mentre il settore alloggio vede aumentare in 3 mesi il numero delle proprie aziende di 50 unità. Trend positivo anche per le costruzioni, sia per il settore della costruzione di edifici in senso stretto che in quella dei lavori non specializzati di rifinitura. Questo a dimostrazione che i nostri imprenditori, le nostre imprese, non hanno mai gettato la spugna. Hanno continuato a combattere, a lavorare e a cercare di dare opportunità maggiori alle loro aziende. E in tutto questo il Nord Sardegna è stato senz'altro uno di quelli che ha risposto in maniera maggiore, tant'è che i numeri ci rincuorano da questo punto di vista. La cosa importante però è anche che nel passaggio alla transizione digitale sono quelli che in
assoluto si sono trovati con un piccolo vantaggio. Questo forse anche grazie alla struttura camerale, alla Camera di Commercio, che ha investito moltissimo sulla transizione digitale e sta cercando di aiutare le imprese ad uscire da questo tunnel che chiaramente ancora non è terminato, in maniera perlomeno accettabile. Sì, anche perché oggi analizziamo dei numeri che rendono evidente il fatto che ci sono in Sardegna più imprese che aprono rispetto a quelle che chiudono nei primi nove mesi dell'anno 2021. È un saldo che però non deve ingannare, io invito tutti a rimanere prudenti coi piedi per terra, perché nei nove mesi che abbiamo appena trascorso sono state innumerevoli le difficoltà attraversate dal comparto produttivo in generale, in particolare da quello mercantile e quello turistico. Fa però indubbiamente guardare con ottimismo al futuro il fatto che in questo momento in Sardegna, tra l'altro abbiamo la terza piazza in Italia, il numero delle imprese che aprono è superiore a quelle che chiudono, a testimonianza di una capacità di resistere dell'imprenditore non comune. Nel corso dell'anno corrente si sono susseguiti sia all'interno che all'esterno di un noto esercizio pubblico di Castelsardo diversi episodi che in alcune occasioni avevano portato all'emissione della sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'attività. Gli interventi effettuati sia dalla squadra di polizia amministrativa che dai militari dell'arma, i quali hanno accertato sia violazioni della normativa in materia di Covid che fatti più gravi di rilevanza penale, hanno portato il questore di Sassari all'emissione di un nuovo decreto di chiusura dell'esercizio ai sensi di legge. Visti gli episodi accaduti, non escludendo che si creino ulteriori problemi per l'ordine e la sicurezza pubblica, il nuovo provvedimento di chiusura del locale per 15 giorni è stato notificato al legale rappresentante dell'esercizio dai militari dell'arma della Compagnia di Valle d'Oria, incaricati in subdelega dalla divisione di polizia amministrativa della Questura. Ieri l'ONCA ha decretato la fine dell'esperienza ultraventennale del CSV Sardegna Solidale, per cui dal 1 gennaio 2022 il CSV Sardegna Solidale potrebbe essere in mano a coloro che per anni hanno perseguito questo disegno, arrivando ad usare pretesti più volgari e a mettere in atto le azioni più ignobili e nefande. Essere cancellati per legge perché è troppo scomodi e non allineati a chi paga e a chi comanda, però, non tiene conto della straordinaria mobilitazione dei volontari e di 267 sindaci della Sardegna, la presa di posizione dei vescovi sardi e le migliaia di firme raccolte, delle numerose iniziative in atto, fra cui il concorso Un social aperto alle scuole, lascia la tua impronta, fai la tua parte, scegli di essere volontario, pianta un albero, un gesto d'amore, i patti generativi per l'ambiente, educare alla cittadinanza e alla legalità e altri, col coinvolgimento di istituzioni pubbliche, delle motivazioni adotte da CSV Sardegna Solidale, delle promozioni di azioni di sostenibilità ambientale e una serie di attività sul ruolo che le associazioni e i volontari, insieme alle istituzioni e ai cittadini, possono avere nella tutela dell'ecosistema e nelle scelte di sviluppo integrale, degli accordi stabiliti con i rappresentanti delle scuole per ripensare identità e ruoli del volontariato, soggetto irrinunciabile in una società in veloce mutamento e sempre più frammentata. Sicuramente Gian Piero Farru e gli organi sociali che si riuniranno d'urgenza nei prossimi giorni non si fermeranno e raccoglieranno proposte percorribili per trovare una soluzione per il bene di tutti i cittadini appartenenti soprattutto alle categorie più fragili che usufruiscono dell'azione dei volontari appartenenti alle associazioni di volontariato che anche nel periodo di emergenza causati dalla pandemia, lavorano senza sosta in tutta la Sardegna.
circa 30 km da Sassari, andando in direzione di Capocaccia, si può ammirare uno degli angoli più belli della Sardegna settentrionale. Distesa di sabbia dalle tonalità rosse, contrastata quasi sempre dal bianco delle mareggiate. Stiamo parlando di Portoferro, un'ampia insenatura dominata dalla punta Luca Paroni di 444 metri. Alle due estremità della spiaggia si possono visitare le torri spagnole del XVII secolo. A nord la Torre Negra e la Torre Bianca, a sud quella di Bantinesale, tutte costruite per proteggere quei luoghi dalle incursioni dei pirati. Durante l'era quaternaria, un periodo della Terra compreso tra 2.800.000 anni fa e 100.000 anni fa, grandiose mareggiate chiusero con una grande duna la vasta insenatura di Portoferro. Di Portoferro, battuta dal vento e formata da arenarie, le formazioni vegetali si distribuiscono con regolarità, formando fasce successive di vegetazione, la quale, come in tutta la Nurra, è fortemente legata ai fattori climatici. E una volta rotto l'equilibrio biologico, a causa di qualsiasi intervento antropico, taglio, incendio, disboscamento o introduzione di essenze estranee, raramente riprende il suo aspetto originario, poiché il clima è sfavorevole per un rapido ritorno allo stato primitivo. Sarà
per chi teme la notte confiderà, chi rimpiange l'amico ed attenderà, per chi muore di fame chi si chiederà dove sia la bellezza che lo salverà. E che fa, che farà dell'amore la forza che cambia il mondo intorno a noi, cambia il mondo, cambia me, cambia il mondo intorno a noi, mi rimette al mondo e cambia il mondo intorno a noi, cambia il mondo, è ciò che luce, luce farà, ciò che pace, pace farà. Pianta da frutto, frutto porterà, per chi muore di fame chi si chiederà dove sia la bellezza che lo salverà. E che fa, che fa, che farà, che farà dell'amore. L'associazione Prometeo organizza al convegno pubblico la donazione degli organi e il follow-up dei trapiantati nel nord Sardegna a Sassari il 13 novembre 2021 alle ore 9.30 presso l'hotel Grazia dell'Edda in via Dante numero 47. Il convegno è aperto al pubblico con obbligo di prenotazione e Green Pass. Per prenotarsi contattare la segreteria organizzativa entro il 10/11/2021, Marcella Onnis al 392 95 57 700, Giusy Melis al 392 90 994 72, Marco Di Battista al 392 93 91 343 oppure alla mail prometeoitf.segreteria@gmail.com. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail ssd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45 e alle 23.
L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraletiangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itianjoy Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itianjoyss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del Digitale Terrestre. TeleG guarda al futuro. Dal prossimo 22 novembre la nostra emittente lascerà il Digitale Terrestre per passare, dopo quasi un anno di sperimentazione, su internet. TeleG già da ora è visibile non solo in tutta la Sardegna ma in tutti i continenti. Un progetto ambizioso che porterà Sassari, la Sardegna e le sue aziende in tutto il mondo. Per vedere TeleG sul vostro televisore basta avere una Smart TV ed una semplicissima connessione internet, digitare www.teleg.tv ed aggiungere il canale tra i preferiti. Ma non solo, la potete già seguire dal PC o più semplicemente dal vostro tablet o addirittura dal telefonino ovunque voi siate. TeleG, la TV in tasca.